Buongiorno amici di Parole per il Futuro sotto l'ombrellone. Il libro che vi presento oggi è Nel modo in cui cade la neve di Erin Doom, secondo romanzo dell'autrice record di copie vendute che, come vi ho spiegato nei video precedenti, fa il suo esordio sulla piattaforma Wattpad nel 2022 e pubblica appunto questi due romanzi che hanno avuto tantissimo successo, Fabbricanti di lacrime e Nel modo in cui cade la neve. Oggi parleremo appunto di quest'ultimo, protagonisti sempre due adolescenti 17enni, Ivy e Mason. Ivy che rimane orfana del padre a inizio storia e quindi deve trasferirsi dal suo paesino del Canada in cui abita alla California, dove vive il suo padrino John, che è l'unica persona che si può occupare di lei, amico del padre. Qui avrà a che fare con Mason, che all'inizio non è per niente simpatico perché non la vuole. Mason, che è il figlio di John, di cui lei ha sentito parlare da piccola, ma che quasi ignorava la sua esistenza. All'inizio la contrasterà, ma poi la storia avrà uno sviluppo positivo per i nostri protagonisti, che non sto a dirvi, ma potete ben intuire che anche in questo caso c'entra l'amore. Oltretutto, Erin Doom mischia un po' di generi all'interno di questo romanzo, tra cui abbiamo anche un pizzico di spy story, perché vedremo poi che il padre di Ivy, prima di morire, aveva fatto una certa cosa e quindi arriverà a suo malgrado anche a metterla in pericolo, ma non voglio svelarvi di più. Vi dico che al pari di Fabbricanti di lacrime, ogni tanto si lascia andare la scrittrice in descrizioni per me un po' troppo lunghe, però appunto la lettura è piacevole e sicuramente vi terrà compagnia in queste giornate di agosto. Vi leggo una breve descrizione di un momento topico tra i due protagonisti, Ivy e Mason. È la prima notte che Ivy passa in California, non è abituata alle temperature, è agitata, non riesce a dormire, decide di scendere in cucina per bere un bicchiere d'acqua e qui nell'oscurità c'è Mason che l'aspetta in agguato. Appoggiato al lavello, aveva le braccia conserte e un bicchiere d'acqua in una mano. I ciuffi castani gli ricadevano attorno agli occhi, dandogli un'aria quasi selvatica, e il volto era inclinato di lato in una posa indolente. Mi aveva spaventata. Che ci faceva lì, al buio come un ladro? Quando mi accorsi dell'espressione sul suo viso, però, ogni pensiero svanì. In quel momento ebbi la conferma di qualcosa che avevo già intuito, qualcosa che mi aveva colta fin dal primo istante in cui avevo messo piede in quella casa. Non importava in che modo mi ponessi, quello sguardo non sarebbe cambiato. Mason svuotò il bicchiere e lo lasciò accanto a sé. Poi, senza fretta, si staccò dal lavello e avanzò verso di me. Mi raggiunse e si fermò a un palmo dalla mia spalla, abbastanza vicino perché sentissi la sua presenza imponente incombermi addosso. Che ti sia chiaro, sentii distintamente, io qui non ti voglio. E con queste parole perentorie di Mason vi saluto, ci vediamo al prossimo libro.